a inizio Stelle Nascenti, una rubrica musicale dedicata ai nuovi talenti. Ed eccoci di nuovo qui con il nostro programma che racconta la vita, no, dei giovani talenti. I giovani talenti come Fabio Cardullo. Ciao Fabio. Ciao, ciao, buongiorno. Raccontaci un po' di te. Da quando ami la musica e perché fai musica nella vita? Ma la musica è una cosa che fa parte della mia vita, potrei dire da sempre, perché fin da bambino ho sempre avuto questa attrazione nei confronti della musica. Dall'inizio, devo dire, verso il pianoforte. Mi affascinava molto vedere i pianisti suonare, tanto da voler capire come riuscirci. Infatti ho iniziato con lo studio del pianoforte, successivamente della chitarra, e poi dal 2000 ho iniziato come cantautore, scrivendo i miei brani, testi e musica. Quindi questa è stata un po' l'escalation. Chi ti ha ispirato di più come artista? Ma io sono sempre stato attento a svariati generi musicali e a svariati artisti, però mi sono accorto ad un certo punto che avevo tanto interesse per la musica quanto per la scrittura, per i testi, e quindi devo dire che i cantautori italiani dagli anni 70 ai giorni nostri mi hanno sempre interessato molto, tutti quanti, e da quella passione lì, proprio per alcune forme di scrittura anche, tra l'altro, perché la vecchia scuola dei cantautori aveva uno stile anche diverso dall'attuale, più metaforico se vogliamo per certi aspetti, e quindi quell'interesse nei confronti della parola e della scrittura mi ha incuriosito tanto quanto la musica, tanto appunto da far sì che io poi diventassi cantautore. Di cosa parlano i tuoi testi? I miei testi affrontano temi di attualità, temi che possono spaziare. La mia caratteristica è quella di usare stati d'animo anche diversi all'interno dello stesso brano. Possiamo passare dalla riflessione al divertimento, utilizzando sia musica che parole, insomma, e questa è una delle mie caratteristiche. Un brano non è solamente sentimentale, ma può essere anche divertente e viceversa. Quindi questa è una delle mie caratteristiche. Hai un testo preferito? Oddio, un testo preferito? Beh, adesso sto preparando il nuovo disco, quindi se dovessi dirti, sicuramente mi piacciono molto i nuovi brani dal punto di vista della scrittura, quindi il mio testo preferito, vi do un'anticipazione così, il titolo è Sei la mia bisca. Ecco, questo è un testo che uscirà nel prossimo disco e del quale sono molto contento. Di quelli che ho già scritto potrei citare Gli alberi di Istanbul. Bene, quali sono i tuoi progetti? I miei progetti attualmente, sto promuovendo un singolo dedicato a Charles Leclerc, pilota di Formula 1, che mi ha molto coinvolto, tanto da appunto suscitare nell'interesse di dedicargli un brano per la sua figura di pilota, ma anche per il suo essere persona vicino alle persone, ed entusiasmare i tifosi e non solo, anche al di fuori della pista. Quindi questo è attualmente il mio impegno musicale con questo singolo, e quindi adesso stiamo promuovendo proprio il singolo. Come ti vedi fra 10 anni? Fra 10 anni, oddio, sono tanti. Non lo so, io mi vedo ancora cantautore sicuramente. Mi vedo ancora cantautore, e la musica ha sempre un po' descritto quelle che sono le mie fasi anche di crescita personale, quindi mi vedo come mi vedranno le mie canzoni, insomma, e quindi le aspetto le mie esperienze e non mi faccio troppe domande. Mi vedo sicuramente cantautore. Descrivi in 3 parole i tuoi testi, il tuo lavoro. Il mio lavoro è sicuramente profondo, perché non mi piace rimanere in superficie delle cose. Sono una persona curiosa, e quindi profondo, curioso e ironico anche, perché certi argomenti vanno presi anche leggermente, probabilmente per essere compresi più a fondo. A me piace sempre dire troppa serietà fa ridere, e quindi ecco, direi certo. Queste 3 cose. Cosa ascolteremo oggi? Oggi ascolteremo il nuovo singolo Charles Leclerc, che tra l'altro proprio questo weekend ci sarà anche il Gran Premio. Speriamo bene per il tempo, perché attualmente in Emilia non se la stanno passando molto bene, però sì, ascolteremo Charles Leclerc. Allora io direi di dare spazio al tuo brano, ti ringrazio per essere stato qui con noi, grazie, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. Mamma, quando passa Charles Leclerc, corre più del vento, sfreccia, carezza il cordolo, cerca il limite. Mamma, quanto corre Charles Leclerc, tutti che si girano, quante mani volano,
Mamma, quando passa Charles Leclerc, la leggenda rosso, nero, cavallo, principe, domina il Q3. Mamma, quanto corre Charles Leclerc, il motore al massimo, il pilota più veloce Charles. Va gagner dans l'amour de la vie, l'amour pour la vitesse, l'amour pour mon ami. Le temps il va changer dans la dernière sortie, meilleur c'est le circuit quand il sera compris. Dimanche on va gagner dans la rue de la vie, parce que l'amour de tout le monde c'est le Grand Prix. Pilota con un sogno da inseguire, al massimo della velocità, in sella d'un antico e rosso amore, cuore di una piccola città. Mamma, quando passa Charles Leclerc, corre più del vento, sfreccia, carezza il cordolo, cerca il limite. Mamma, quanto corre Charles Leclerc, il motore al massimo, supera se stesso e vola a vincere. Carezza il cordolo, cerca il limite. Mamma, quanto corre Charles Leclerc, il motore al massimo, quante mani volano per vincere. Corre più del vento, sfreccia, carezza il cordolo, cerca il limite. Mamma, quanto corre Avete ascoltato Stelle Nascenti, una rubrica musicale dedicata ai nuovi talenti.